Buonasera a tutte e a tutti e benvenuti a questo ultimo incontro della quarta serie di Extrema Ratio. Non vi preoccupate, non vi lasceremo soli, ci sarà anche una quinta serie che inizierà verso la fine del mese di marzo. Questa sera abbiamo il grandissimo piacere di avere con noi Françoise Lavocat che presenterò fra poco. Prima però vi devo dire che io sono Pierluigi Cellini e purtroppo questa sera non abbiamo con noi Riccardo Castellana che ha avuto un problema familiare e quindi Guido Mazzoni ed io ci siamo così all'ultimo momento sostituiti in questo dialogo con Françoise. Ringrazio come di consueto tutti coloro che hanno reso possibili questi incontri, a cominciare dall'area servizi informatici dell'Università di Siena, dal settore biblioteche, dall'ufficio comunicazioni, Guido Badalamenti, Patrizia Caroni, e ringrazio soprattutto Angelica Lo Sauro, Giulia Laversa e Emanuela Cardè, che come sempre assicurano il buon funzionamento dei nostri incontri. E anche coloro che si sono preoccupati di far girare le informazioni. Vi ricordo sempre che potete iscrivervi alla nostra mailing list per avere aggiornamenti sulle attività di Extrema Ratio e sulle altre attività del nostro dipartimento. Françoise Lavocat è una delle più importanti comparatiste europee, insegna alla Sorbonne Nouvelle, ha insegnato in varie altre università europee e americane, in particolare a Chicago, ma è stata anche vari anni a Pisa e dunque parla italiano e anche per questo la ringraziamo perché farà lo sforzo di dialogare con noi nella nostra lingua. Françoise Lavocat nasce come specialista di 5-600, ha scritto dei libri importanti, Arcadie malheureuse, Arcadie infelici, sulle origini del romanzo moderno. La Syrinx e le Bûcher su Pan e i satiri dal Rinascimento all'età barocca, e poi in anni più recenti i suoi interessi si sono sempre più concentrati su problemi teorici legati ai mondi di invenzione, legati al rapporto fra fatto e finzione, cui ha dedicato il libro che discuteremo questa sera, che non è in realtà il suo ultimo libro, perché dopo Françoise ha pubblicato questo libro, diciamo, meno universitario e più creativo, Le personnages rêvent aussi, anche i personaggi sognano, spero di riuscire a farlo vedere, pubblicato dall'editore Hermann. Questa sera invece parleremo di fait et fiction perché è appena stato tradotto e pubblicato online e presto sarà, fra una settimana, sarà disponibile anche in libreria dall'editore Del Vecchio. Ecco, Emanuela Carbè, che ringrazio, sta presentando questa collana, L'anima e le forme, collana di teoria letteraria e letteratura comparate, che ha appunto questa particolarità di avere la doppia possibile fruizione sia in libreria, appunto, sia direttamente online. È uscito Segni e stili del moderno di Franco Moretti, i due volumi decostanti delle varianti che sono gli atti del convegno Compalit di Siena dello scorso anno e appunto Fait et fiction, fatto e finzione di Françoise Lavocat. Ecco, ora forse Emanuela sfoglierà qualche pagina per mostrarvi e poi vi inserirà nella chat il link se qualcuno desidera leggerlo. E io a questo punto darei subito la parola a Guido Mazzoni che inizierà il dialogo, poi mi inserirò anch'io e come di consueto Extrema Ratio verso le 10, insomma, apriremo la chat sia in questa sala in cui siamo numerosi, sia su YouTube e chiunque lo desideri potrà o prenotarsi per un intervento oppure fare direttamente la domanda scrivendola in chat. La parola a Guido Mazzoni. Grazie. Ringrazio anch'io Françoise Lavocat per aver accettato il nostro invito. Fatto e finzione è un libro molto importante, un libro che
che segna un punto di svolta nel dibattito su un argomento di cui si è molto discusso negli ultimi decenni. Si è molto discusso per ragioni interne alla teoria della letteratura e alla letteratura comparata e per ragioni esterne legate alla trasformazione della nostra cultura, alla logica dei media, alla logica del discorso pubblico e del dibattito politico. È un libro vasto, è un libro ricchissimo di spunti che si muove però con grande coerenza intorno ad alcuni nuclei centrali. Per cercare di enucleare subito uno di questi punti ed esporlo al pubblico che ci segue, direi di partire proprio dalla prima grande questione che il libro affronta nella sua prima parte. Nelle discussioni su fatto e finzione si scontrano, espongo in forma molto sintetica un problema che avrebbe bisogno di più spazio per essere esposto nei dettagli, si scontrano in linea teorica due grandi posizioni. La posizione di chi sostiene che la distinzione tra fatto e finzione è immanente ai testi stessi, fa parte interna alla logica di funzionamento dei testi, e la posizione di chi sostiene che non esistono tratti marcati, riconoscibili, universali, che permettano di distinguere un testo fattuale da un testo finzionale. La prima posizione, per citare alcune teoriche, di cui molto si è discusso anche in Italia, per citare appunto la posizione di Goethe Hamburg in Die Logik der Dichtung o di Dorrit Cohn in The Distinction of Fiction, è la posizione di chi si sforza di trovare nei testi degli elementi che non possono che essere di finzione nel momento in cui si manifestano. L'altra posizione, per esempio quella di Searle, sostiene invece che questi tratti non sono universalmente riconoscibili e che un testo è fattuale o finzionale a seconda del contesto in cui è fatto. Presentazione del libro, per la pubblicazione del libro anche. Dunque, comincio veramente per ringraziare di questa occasione che mi è data di presentare il libro in italiano. Dunque, non ho sentito, perché c'è stato un problema di trasmissione, la fine della domanda, però se ho capito bene, mi è chiesto di presentare la mia posizione tra una teoria immanentista e una teoria che dice che non ci sono segni interni di funzionalità. Molto chiaramente, io credo che Searle da questo punto sbaglia, e penso anche che forse ho sempre pensato che non ci ha pensato molto, perché è impossibile, impossibile dire che non ci siano segni di funzionalità nei testi di finzione e segnali di fattualità nei testi fattuali. Questo non vuol dire che sono universali. Certo che cambiano, certo che dipendono in gran parte di convenzioni e certo anche che si possano imitare molto bene e si imitano molto bene questi segni, però quando si sono fatti esperimenti dando a un gruppo di persone, e si sono fatti questi esperimenti, testi diciamo normali che non provano di mescolare fatto e finzione, inizio di romanzo, brani di giornali, la gente riconosce dopo 4-5 parole si sono fatto un finzione, si riconosce molto bene. Dunque, per me è veramente
non ci siano assolutamente dubbi sul fatto che normalmente, dico normalmente, si riconoscono molto bene i testi finzionali e i testi fattuali. Direi anche che, la gente, che i critici hanno cercato, Kate Hamburger, anche altri, i segnali di funzionalità, però ora ci sono anche studi che cercano i segnali di fattualità, che sono anche molto importanti, e dunque i testi hanno segnali interni, secondo me, per rispondere chiaramente. E il fatto stesso che si possa imitare, che ci sono tanti testi finzionali che fanno finta di essere fattuali. L'esempio di Margot di Aldersheimer è molto conosciuto e ne ha parlato tanto Dorit Cohn che Jean-Marie Schaeffer, e Dorit Cohn ha ragione, secondo me. È la prova che ci siano segni interni di fattualità, e la prova è che si possano imitare. Grazie. Ho risposto alla tua domanda? Perfettamente, perfettamente. Sempre per rimanere del tuo libro, è la capacità di porre delle questioni di cui si è molto discusso nel presente in una prospettiva di lunga durata, in particolare ricollegando i discorsi che si sono fatti negli ultimi decenni a un altro grande dibattito sulla distinzione tra realtà e finzione, o come si diceva all'epoca in termini aristotelici, tra storia e poesia, e tra testi di tipo storico e testi di tipo poetico, che è stato centrale nella cultura europea tra la seconda metà del Cinquecento e poi attraverso tutto il Seicento. Con molta chiarezza, il tuo libro mostra come molte delle cose di cui discutiamo oggi hanno una genealogia di lunga durata e attraversano la storia delle nostre culture e delle nostre letterature da moltissimo tempo. Ecco, volevo sentirti parlare di questo, volevo che tu parlassi al nostro pubblico di questo, del modo in cui il tuo libro riesce a dare respiro ai problemi del presente, collocandoli in una genealogia plurisecolare. Sì, grazie. Sono anche andata più al di là del Seicento. Ho cominciato con un'analisi di un testo del Mille giapponese, del capitolo del Genji Monogatari che parla della finzione. Però è vero che ho anche molto sottolineato i paralleli tra le attitudini, il scetticismo, la diffidenza riguardo alla storia nel Seicento e ora. Ho trovato veramente delle posizioni molto simili. Non è che voglio dire che le cose sono sempre le stesse. Certo che ci sono che ci sono delle particolarità, però si vede veramente che nel Seicento si diffida della storia come Haydn-White lo fa, che ci sono argomenti molto simili. Per esempio, l'argomento secondo il quale la scrittura della storia è letteraria e ha bisogno dell'immaginazione, per esempio. È molto sorprendente di vedere questo argomento. Si conosce che Haydn-White abbia spiegato quanto la storia era retorica, però per lui voleva dire che era finzionale, e si trova anche in Ricoeur che non confonde la storia e la finzione, però
Comunque, Paul Ricoeur spiega che c'è un'attitudine dello storico d'immersione che utilizza l'immaginazione e che dunque avvicina molto la storia e la finzione. E veramente questi ho paragonato delle, ho, queste epoche e ho sottolineato delle posizioni molto molto simili, degli argomenti che si ritrovano a 4 secoli di distanza. E quello che mi ha scolpito soprattutto se è lo scetticismo, e credo che non si finisce mai di avere onde di neo-scetticismo in confronto della realtà. L'idea che la realtà sia un sogno, che sia un teatro, che una banalità, però una banalità che non finisce mai, che si ritrova anche oggi. Il dubbio in confronto di quello che è la realtà, con gli altri, altro contesto, altri strumenti come le scienze cognitive, però c'è sempre questa idea che la realtà sia un'illusione, un'idea che credo che sia, che è perenne forse. Grazie Françoise, intervengo io. Allora, abbiamo detto che il sottotitolo del tuo libro è Per una frontiera e anche dalle cose che tu hai detto finora, tu sottolinei, anzi riproponi questa frontiera che è stata messa in dubbio, come tu ora ci hai spiegato, già fin da teorizzazioni dell'epoca barocca, ma che è stata poi per noi, diciamo, nella nostra coscienza critica, l'infrazione o quantomeno la porosità di questa frontiera è un fenomeno tipico di quella che siamo un po' semplicisticamente abituati a chiamare la cultura postmoderna. Tu hai citato White, e per noi in Italia è ovviamente molto, così molto familiare il dibattito, anche dai toni molto accesi, fra Haydn White e Carlo Ginzburg, appunto sulla natura narrativa o fattuale del lavoro dello storico. La tua posizione è già chiara da quello che tu ci hai detto, è molto più vicina a quella di Carlo Ginzburg che non a quella di White. La domanda, ti volevo fare due domande. Innanzitutto, in realtà il tuo libro non è un pamphlet, non è un libro a tesi, il tuo libro è uno straordinario libro che per certi versi, ed è un complimento da parte mia, assomiglia addirittura a una vecchia thèse d'età, insomma c'è veramente tutto, c'è una ricostruzione di un dibattito da Aristotele al 600 fino a oggi con una completezza bibliografica che addirittura così lascia stupefatti. Quindi è un libro con una tesi forte, che però è anche una tesi sfumata, una tesi argomentata, una tesi bibliograficamente molto documentata. Ecco, la prima domanda che ti volevo fare è: quanto è rigida per te questa frontiera, e invece in che senso anche tu riconosci alcune porosità? E la seconda domanda che ti faccio è perché tu sei appunto una comparatista, è una comparatista che lavora fra le discipline. E questo è un caso, quello che abbiamo evocato del dibattito Haydn-White-Ginzburg, è un caso tipico in cui la teoria letteraria ha avuto un ruolo decisivo anche in un dibattito storico. Tu poi, partendo da questo dibattito, parli di Primo Levi, parli di Moss, di Art Spiegelman, e discuti appunto i rischi che la teoria di White, contro le intenzioni di White, che non era affatto un negazionista, però rischiasse appunto di dare adito a delle letture, di degenerare verso letture negazioniste. Quindi la mia seconda domanda è appunto rapporto letteratura-storia e implicazioni anche etico-politiche della porosità della frontiera. Sono
Sono domande molto grosse, molto vaste. Sì, hai ragione, il mio libro non è un pamphlet, però il titolo sembra esserlo. E io devo dire che ho avuto una certa difficoltà a imporlo per una frontiera. L'edizione del Seuil non volevano per niente, non volevano per una frontiera, perché era troppo conservativo, diciamo. Però Gérard Genette, che ha veramente voluto questo libro, che l'ha fatto pubblicare, senza di lui non sarebbe stato uscito, o sarebbe stato uscito molto, molto brevemente. Tra parentesi, Gérard Genette mi ha chiesto una sola cosa, di tagliare il 600. Dovete sapere che all'inizio c'era molto più sul 600, c'era 100 pagine di più sul 600, però era troppo, l'ha voluto togliere, l'ho tolto. Va bene, detto questo, il libro è sfumato, hai ragione. Se, nella prima parte è un po' una critica di tutte le teorie che negano la frontiera. Però la seconda parte, la terza parte, non voglio raccontare tutto il libro, però la seconda parte è veramente piuttosto un'inchiesta. Un'inchiesta dove si trova la frontiera per i giuristi, dove si trova la frontiera nelle scienze cognitive, cosa dicono? È veramente un'inchiesta sulle usanze, su diversi pensieri, in diverse discipline, e non è combattiva, non sono combattiva in questa parte. Dunque, ho voluto, quando dico per una frontiera, la cosa che difendo è soprattutto, e prima di tutto, una frontiera concettuale. Voglio dire che c'è una differenza concettuale. Non so se avrò il tempo di svilupparlo, però per me non è solo una questione di pragmatica, però dirò una parolaccia forse, è una questione di ontologia, o una posizione ontologica sulla fiction. Penso che è un certo modo di essere e dunque è ontologica. Per questo sono per una distinzione, veramente, e penso che i mondi finzionali sono del tutto diversi dai mondi reali, è una banalità, però ho provato di dire in che senso sono differenti. E quando dico per una frontiera, è anche, come l'ho detto nella conclusione, perché per amore della finzione, perché come amo la finzione, come penso che il mondo della finzione sia interessante e prezioso, penso che devo definire com'è e è diverso dal mondo reale, molto diverso, l'ontologia è diversa. Dunque, una frontiera concettuale. Una volta che ho detto questo, non vuol dire che io non riconosca che tutti i modi di ibridazione sono esistiti e esistono. Non è che per una frontiera vuol dire la gente non deve mescolare, non è per niente una posizione di tipo normativo. C'è anche gente che ha scritto che il mio libro era un libro, un libro di polizia, però penso che la gente non l'abbia letto, perché non è assolutamente vero. Non faccio veramente né il giudice né la polizia, niente, non è per niente il mio punto di vista. E infatti io penso che la grande, grande maggioranza delle finzioni sono ibride. Ma per questo, come c'è fatto in finzione, si può parlare di
fatti nella finzione. Non credo, per esempio, che un fatto nella finzione diventa fittizio. Non lo penso per niente, e si potrà anche parlare di questo dopo, forse. E perché il fatto nella finzione rimane un fatto che ci siano tanti problemi, dunque. Per una frontiera non mi impedisce di definire la finzione come una mescolanza di fatto in finzione, e questo e le mescolanze sono molto diverse secondo le epoche, veramente, secondo i testi, secondo le culture, dunque. Poi vengo forse alla seconda domanda. È anche vero, e questo è un altro argomento, che primo, il negare la differenza tra fatto e finzione ha molto spesso delle conseguenze politiche. È vero che Carlo Ginzburg ha avuto molto ragione di spuntare quanto era pericolosa la posizione di Hayden White, che hai ragione, non è per niente sospetto di negare la realtà dell'Olocausto, però quanto questa posizione era pericolosa. E poi io penso che la situazione attuale veramente conferma il pericolo incredibile della mescolanza tra fatto e finzione. Quando una persona dello staff di Trump parla di realtà alternativa, è un modo di mescolare fatto e finzione in un tal modo che niente non vuol più dire niente, che non si può mettere d'accordo su un fatto obiettivo e reale. Questo è un altro discorso grosso, però il pericolo della sparizione di una realtà condivisa è secondo me anche la conseguenza molto dannosa di questa mescolanza. Voglio anche dire che anche se riconosco che tutte le finzioni sono ibride e mescolano fatto e finzione, ci sono delle mescolanze che sono sono problematiche. Ho parlato, per esempio, nel libro, forse un libro che in Italia non venga tanto conosciuto, che era Il Jankarski di Yannick Enel, in Francia, e io penso che sia veramente un problema, perché dare a un eroe del polacco, un eroe della resistenza, dargli opinioni che sono quelle dell'autore in un discorso interno contro l'America, contro Roosevelt, e che lui non ha mai pensato. È una cosa che mi sembra, dal punto di vista etico e politico, veramente problematico. Veramente c'è qualcosa che non va in questo. Non so se rispondo alla tua questione, se vuoi che dico di più su un punto o l'altro. No, no, hai risposto molto bene. Naturalmente l'ultima parte della tua risposta potrebbe suscitare delle obiezioni, e provo a Certo. fartene una che non era nella mia scaletta, insomma, non mi ero preparato, ma è bello che anche così il dialogo nasca dalle cose che ci diciamo, e cioè questo apre un'altra
enorme questione. Tu hai detto che il tuo libro è stato accusato di essere appunto, fra virgolette, un libro di controllo, di polizia, hai detto, insomma, cosa che non è certamente perché non esponi certamente una poetica normativa, però nel momento in cui tu dici che un certo uso della realtà storica all'interno della finzione pone un problema etico-politico, mi chiedo se non rischi di avvicinarti a delle posizioni che a me creano molto problema. Voglio sapere cosa ne pensi tu, che ora dominano in molta parte dell'Accademia americana, per esempio, in cui si tende a restituire alla letteratura una funzione sostanzialmente pedagogica e quindi anziché ammettere che la letteratura proprio per la sua specificità di finzione, può dare voce anche all'indicibile che è in noi, e dunque anche a tutto ciò che è politicamente del tutto scorretto, rischia invece di porre dei limiti a quello che può conoscere la letteratura. Cioè, detto in modo più banale, attribuire a un eroe della Resistenza dei pensieri che non ha mai avuto e che sono assolutamente scorretti dal punto di vista della nostra coscienza politica, può avere un suo valore conoscitivo paradossale, in una logica di formazione di compromesso, qual è quella, secondo me, spesso della letteratura. Vorrei sapere cosa ne pensi. Va bene, questa difesa del libro di Enel, l'ammetto, non mi piace questo libro, però è anche un libro, devi sapere, che è un classico dei dibattiti in classe all'università e generalmente gli studenti sono per il libro. E sai perché? Perché io faccio questo dibattito è stato fatto da Alyosha Imhoff in Svizzera, credo, l'ho fatto a Chicago e l'ho fatto a Parigi. E generalmente i studenti sono per il libro più in America che in Francia, devo dire la verità. In America erano in favore e in Francia no. Stranamente, forse ero più brava in Francia a difendere la mia posizione. Comunque, mi hanno detto anche in America, siamo riconoscenti all'autore e a questo libro perché ci ha fatto conoscere questo eroe della Resistenza, gli ha fatto dire qualcosa che non ha mai detto, però non importa, abbiamo conosciuto questa storia che non conoscevamo, Jan Karski, non ne avevamo mai sentito parlare. Dunque, però questo è più aneddotico, quello che tu dici è che ma la mia posizione rischia di limitare un po', di sminuire la finzione perché a dare a dargli un valore educativo, è quello che hai detto. Sì e no, vedi, ci sono tante opere dove l'ibridazione, la mescolanza di fatto finzione è geniale, è ludica, è interessante o è solamente. Poi ci sono dei casi problematici. Io penso che quando si combina tutti e due si perde molto spesso qualcosa. Quando la finzione entra nel didattico, per esempio, mi sono interessata molto alla finzionalizzazione dei musei, per esempio. Questo non è un'opera d'arte, però questo mi interessa. Come la museografia sceglie la finzionalizzazione per attrarre il pubblico. E veramente quando vedo un quadro di Rembrandt che diventa la madre di un personaggio fittizio, non voglio dare dettagli, però ho visto questa sceneggiatura in un museo. Io penso che qualcosa venga perso e
veramente il sapere, e il godere l'opera d'arte, il sapere della storia artistica, eccetera. C'è veramente una deperdizione di sapere. Qui la finzione fa male al museo, secondo me. Sarò tradizionalista, può anche darsi, però io odio la finzionalizzazione dell'esperienza estetica. Mi sembra veramente tremenda. E va bene, in un lato. In un altro lato, quando vedo dei docufiction, dunque storia finzionalizzata, a volta non fa nulla. È semplicemente più piacevole da guardare, però a volte è molto problematico. Per esempio, un docufiction su Nuremberg, dove il personaggio principale è Goering, che viene recitato da un attore che, per l'altro, un attore molto conosciuto e amato nella Germania, e che non c'è verso, non è un docufiction per Göring, però fa di Göring un personaggio interessante e di un certo punto tragico. E penso che lì la finzione fa male alla storia. Dunque, vedi, ci sono molti, molti casi dove io penso che il mescolare fatto in finzione ha delle conseguenze problematiche o di perdizione di sapere o conseguenze politiche. Dai, con le quali non sono d'accordo, insomma. Però Grazie. forse non sei d'accordo neanche te. No, no, io ti ringrazio per la tua risposta che è molto chiara e del resto questo è un dibattito che, questo è sintomatico, forse su questo magari poi anche Guido Mazzoni potrà dire qualcosa, è sintomatico che questo dibattito ricorra periodicamente. A me, mentre tu parlavi di questa fiction che non conosco sul processo di Norimberga, mi veniva in mente un caso molto più piccolo e banale, successo in Italia pochissimo tempo fa, una polemica sull'ultimo libro, forse penultimo libro di Sergio Luzzatto, di cui ho dimenticato il titolo perché non pensavo di parlare, che è un libro su quell'orribile personaggio che ha depredato la biblioteca dei Girolamini a Napoli. Sì, E sì, sì. costruendo questo racconto di docufiction in qualche modo, Luzzatto lo trasforma questo personaggio in un eroe del male, ma comunque con un suo fascino. E c'è stata una polemica fra uno storico dell'arte importante come Tommaso Montanari e Gianluigi Simonetti, che abbiamo avuto più volte qui ospite a Extrema Ratio, appunto sulla liceità di questa operazione. Io credo che, allora, io personalmente mi colloco più dalla parte di Simonetti e di chi pensa che proprio in virtù della sua finzionalità la letteratura ha il diritto e anzi il dovere di farci toccare con mano, grazie ai meccanismi dell'identificazione, su cui poi ti vorrei chiedere qualcosa perché il problema dell'identificazione è al centro del tuo libro. Grazie ai meccanismi di identificazione ci fa capire la nostra potenziale vicinanza a degli atteggiamenti, a dei personaggi, a delle cose indicibili, orribili, ma forse anche questo è lo scopo della letteratura, Sì, sì, quello di dar voce all'indicibile che è in noi. La sì. Sì, posizione d'accordo. opposta invece è una posizione appunto etica forte. Forse poi se vuoi aggiungere qualcosa su questo, ma ti faccio un'altra domanda e poi invece lascio la parola a Guido. Tu parlavi prima del tuo amore della finzione. Io trovo che una delle parti più belle, più fini anche di analisi del tuo libro è un paragrafetto intorno a pagina 170 intitolato Odio della finzione. E tu sostieni che diciamo, la posizione,
teorico-filosofica opposta alla tua, contro cui tu discuti, nasce da un paradossale odio della finzione. Negli anni 60, diciamo in ambito tel quel, nouveau romancier, eccetera, c'è un rifiuto della finzione tradizionale ottocentesca, il feticcio del romanzo ottocentesco, rifiuto della finzione, odio della finzione, che ha come paradossale contropartita una finzionalizzazione della realtà, cioè si rifiuta. Ecco, Assolutamente. volevo che tu ci spiegassi questo paradosso che nel libro mi sembra esposto molto bene. Grazie, me l'hai de detto molto bene, non ho bisogno di, posso solo commentare. Sì, è vero, ho spesso provato di spiegare ai miei studenti cosa è stato per me leggere la prima pagina di Universo della finzione di Thomas Pavel, che 1986-7, credo, però l'ho scoperto più tardi. L'inizio lui dice, cita Dickens, un passaggio con Mr. Pickwick, e dice: il lettore sa benissimo che Pickwick non esiste come il sole nell'universo fisico, però non può non credere che in un certo punto di vista Pickwick esiste veramente. Ma sai che liberazione è stata per me? Che sono stata veramente, ho studiato nel ambito del strutturalismo più stretto, e dunque non si poteva leggere Balzac perché era scemo, non si poteva amare nessun personaggio perché era confondere persona a personaggio, eccetera. Dunque era un'educazione molto. Non bisognava essere ingenuo, ecco, ingenuo. Dunque, con le teorie della finzione, l'autorizzazione di considerare che i personaggi in qualche modo siano un po' delle persone e che si può riflettere sul tipo di realtà che incarno, ma ha veramente indirizzato tutta la mia carriera, tutta la mia ricerca e il mio gusto per la ricerca, perché cercare delle strutture non ne potevo più e fare delle analisi dello stile non mi interessa per niente, devo dire la verità. Dunque, è così. E dunque sì, poi ho letto, si parlava un po' prima, i testi di Solers, un testo di Solers che si chiama Logica della finzione, però dove tutto è fatto per spiegare che non si deve entrare nella finzione, un odio dell'immersione, che era anche politica in questo tempo, perché non si deve dimenticare che la gente, erano tutti bresciani, che la finzione era hollywoodiana, era americana, era per il popolo, e io veramente ho goduto ho goduto questa autorizzazione di amare tutte le finzioni e anche di interessarmi alla letteratura, ma anche a tanti altri artefatti di tutti i tipi. E questo, infatti, le teorie della finzione permettono questo. Comunque, devo anche confessare qualcosa. Dopo 40 anni, dagli anni 80, 30 anni di teorie della finzione, forse siamo arrivati a un punto
dove forse si dovrebbe ritornare al testo. Come dire, siamo andati tanto lontani nelle teorie della recezione, come si dice, del lettore. Abbiamo tanto, per esempio, io ho tanto lavorato a partire di questa frase di Thomas Pavel: la finzione è un mondo di norme e di bene. Questo mi è interessata tanto. Però, se tu pensi questo, non puoi più pensare che la finzione sia trasgressiva, per esempio, un'idea degli anni 60, 70, che abbiamo veramente cancellata. La finzione era un mondo da abitare. E le teorie cognitive dell'imaginative resistance, ad esempio, ti spiegano anche che se un mondo è troppo trasgressivo, non lo puoi accettare, non ci puoi entrare e dunque non è leggibile. Dunque, ho tanti dubbi, ma vedi la differenza. Quando ero giovane, i miei amici facevano tutti delle tesi di dottorato sul Marquis de Sade, e ora i studenti fanno tutti dei dottorati di ricerca, tanti, su delle questioni unicamente morali, 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 e non ne posso più della morale dopo averla coltivata durante tanti anni. È chiaro quello che dico o confuso? Mi devi dire se sono confusa. È chiarissimo, e su questo, queste ultime cose io sono totalmente d'accordo con te. Allora, la regia mi ha detto che il libro di Luzzatto a cui facevo riferimento prima è Max Fox o Le relazioni pericolose, Einaudi 2019, e ora lascio la parola a Guido. Anch'io sono totalmente d'accordo con te, Françoise, su questo ultimo punto e con Pierluigi. Lo studio morale della letteratura che ha preso campo negli ultimi anni, oltre ad essere molto discutibile da un punto di vista morale, è molto discutibile da un punto di vista letterario, spesso ingenuo, nonché noioso nelle forme che prende. Io volevo però tornare su un punto che prima affrontavi quando parlavi della finzionalizzazione di tutto, a partire dai musei. C'era un elefante nella stanza. L'elefante nella stanza era l'elefante politico, quello che si trova discusso in un libro che più volte tu citi e riprendi, che è Storytelling di Salmon. È uno dei libri di cui più si è discusso perché ha lanciato il dibattito sullo storytelling in ambito politico presso il pubblico largo. La finzionalizzazione del dibattito politico è uno dei tratti fondamentali del nostro tempo e si dispiega, secondo me, in due linee. La prima è quella che riguarda l'offuscamento della frontiera, appunto, tra fatto e finzione in politica, quello di cui si parlava prima e che va appunto dal portavoce di Trump che dice: io preferisco credere in un'altra realtà, come da una famosa intervista alla CNN, alle fake news, all'idea che si possa manipolare il dato di fatto nella propaganda politica o nella presentazione giornalistica di parte. C'è però un'altra linea di frontiera che si manifesta insieme alla prima e forse anche cronologicamente la precede, cioè il fatto che a partire da un certo momento, negli Stati Uniti è successo all'altezza della presidenza di Ronald Reagan e in Italia clamorosamente con l'avvento sulla scena politica di Silvio Berlusconi, quello che un tempo in politica era un programma esposto per punti, argomentazioni e concetti è diventata una storia, è diventata un testo di finzione. Uno dei grandi traumi del dibattito politico italiano è stato quando nel 2001, alle elezioni politiche del 2001, Berlusconi ha recapitato a casa di ogni famiglia italiana un opuscolo che era di fatto un'autofinzione intitolata Una storia italiana,
nella quale Berlusconi raccontava la sua vita. Cioè, quello che un tempo sarebbe stato un programma politico, articolato in punti, argomentato, esposto nella forma del concetto, veniva riproposto sotto forma di storia, sotto forma, oltretutto, di storia autobiografica, autofinzionale. Questo è stato un passaggio illuminante, era peraltro coevo al primo Grande Fratello, il format televisivo europeo, diffuso poi in tutti i paesi, che ha portato alle masse l'indistinzione tra realtà e finzione. Ecco, volevo sentire cosa pensavi di questa, non solo dell'indistinzione realtà e finzione nel dominio politico, ma anche della finzionalizzazione progressiva, nel divenire storia personale, narrativa dello spazio politico stesso. La penso come te. Vorrei comunque dire che io non sono sicura che sia del tutto nuovo anche questo. La finzionalizzazione del potere, solo da pensare degli anni 30-40, come ha suscitato il disgusto bresciano. E come la distanziazione è venuta della constatazione che la politica era diventata teatrale, cinematografica e giocava sull'identificazione. Dunque, un argomento in questo paesaggio e anche che forse è un tratto del fascismo, un tratto della dittatura, e io credo che siamo in un periodo dove possiamo temere una nuova dittatura, e quasi quasi arrivava negli Stati Uniti, abbiamo scappato da poco, e sono populisti. Sì, il diventare storia, il diventare gioco. Qui è un terreno forse che è un po' lontano dal mio libro, però io penso veramente che per tanta gente la politica, potenti devono essere come in una serie televisiva e dunque devono essere coloriti, devono essere eccessivi, devono essere inattesi. E questo è veramente una finzionalizzazione che secondo me è la porta aperta al fascismo, al populismo, al fascismo, penso. O esagero, o sbaglio. Ma non possiamo saperlo, possiamo solo sperare che non sia così. Ad ogni modo è assolutamente vero che la mistura di reality show e estremismo che abbiamo visto negli ultimi 4 anni negli Stati Uniti è sicuramente un fenomeno sia inquietante, sia in qualche modo nuovo e archetipico, cioè riporta fuori degli archetipi che abbiamo già visto e li riscrive all'altezza del XXI secolo. Questo meccanismo di finzionalizzazione di tutto si basa su i meccanismi che fanno funzionare la finzione. Nel tuo libro c'è una parte in cui, come si diceva in precedenza, tu discuti a lungo del concetto di immedesimazione, della pratica dell'immedesimazione e della dialettica tra immedesimazione e empatia. C'è una riflessione intorno alla non coincidenza di queste due forme di significazione del testo finzionale. Volevo che tu ci parlassi della tua posizione riguardo a un simile dispositivo e al suo ruolo nel testo finzionale e nell'effetto del testo finzionale.
Sì, io ho un po' sminuito l'identificazione. Ho pensato che era un modo molto tradizionale di definire gli effetti della finzione e ho pensato che forse era esagerato. Mi interessano molto tutti i giochi di... Come di Deghismo, Pierluigi, di Di travestimento. travestimento, però ho pensato che non era così centrale, che l'identificazione non era così centrale. Ho pensato più all'empatia e ho anche pensato che avevamo un rapporto ai personaggi che era piuttosto di stare con loro, di aiutare loro, di penetrare nel loro mondo. E mi sono basata su studi di psicologia o che hanno mostrato che i bambini, per esempio, non vogliono essere Arlecchino, però avvertono Arlecchino, un altro che arriva, il poliziotto, che lo avvertono, non vogliono essere lui, lo avvertono. E dunque è vero che quando ho scritto questo libro ho veramente definito, ho definito per me la frontiera la più importante della finzione e l'azione. La finzione non è azione e dunque la finzione non è rito e non è gioco, sono cose diverse, è una cosa per me molto importante. E dunque l'empatia dovrebbe portarci a un atto, a fare qualcosa, a aiutare, come Don Quixote. Viene sulla scena e distrugge tutto perché vuole aiutare, vuole dare una mano alla principessa Melisandre. Però questo non lo possiamo fare se non siamo pazzi, se non siamo bambini, non possiamo fare questo gesto, non possiamo andare a aiutare il nostro prossimo, il personaggio. Perché ho anche pensato che nell'evoluzione l'empatia era fatta per questo, era fatta per aiutare gli altri esseri umani e non possiamo aiutare i personaggi. Dunque, ho veramente pensato che avevamo in confronto della finzione un'empatia, una empatia, che viene scollegata dall'azione e ci sono molti studi che confermano questa ipotesi in scienze cognitive, una specie di scollegamento psichico e dunque il refrenare questo gesto di stare di aiutare, mi sembra proprio l'attitudine tipica in confronto della finzione. Dunque, non mi sono interessata tanto all'identificazione, anche come dico, sto provando veramente ora una grande inchiesta sull'uso i giochi con i personaggi, i travestimenti dal Medioevo a ora, diversi giochi con la finzione come si gioca, travestandosi, prendendo i nomi, eccetera. Però penso che più fondamentale forse anche è questa empatia basata sull'impossibilità di agire. Sono chiara? Non Sì, so se sì. No, rispondo alla tua domanda. grazie, grazie, davvero era appunto il piano del discorso che mi interessava sentirti sviluppare, perché appunto nel libro
libro, questo è uno snodo decisivo che tu illustri molto bene. Pierluigi voleva porti una domanda su un ulteriore aspetto del tuo libro che ha a che fare col diritto. Sì, volevo, siccome poi appunto le idee vengono anche sentendo parlare François su quest'ultimo punto, è come, mi veniva da pensare che è come se ci fossero delle costanti antropologiche che in certi momenti vengono appunto sviate, vengono scollegate dall'azione, come hai detto molto, in modo molto efficace tu. In altri momenti, invece, spesso in momenti di svolta, vengono invece ricollegate all'azione. Penso a un esempio famosissimo che tutti conoscono, perché c'è un saggio, fra l'altro famoso, di Umberto Eco su questo, alle lettere che riceveva Eugène Sue da parte di lettori semicolti che gli dicevano: manda il principe Rodolphe dalla mia vicina perché il marito la picchia, fallo venire aiutare. Quindi la richiesta del personaggio che entri nell'azione, che è esattamente speculare a quello di cui parlavi tu, cioè del nostro desiderio di stare accanto al personaggio. E poi, appunto, forse magari se ne hai voglia, ci potresti parlare anche di questa ricerca che stai facendo sui travestimenti e sui giochi. Penso in particolare, credo che siano una cosa in questo momento molto diffusa anche tramite i media virtuali, insomma, anche cose di cui io conosco molto poco, ma basti pensare alla fortuna di certi generi fantasy, alle loro infinite replicazioni. Però invece, tornando sul libro, come diceva Guido, c'è una parte molto consistente, che a me è anche un po' stupito, insomma, della sua importanza, del libro, che affronta il rapporto fra letteratura e realtà giudiziaria. E lo fa, e anche questa è la mia prima domanda, lo fa in un modo molto diverso rispetto a quello che fa il libro, forse classico su questo argomento, che è quello di Peter Brooks, Law Stories, insomma, le storie di legge, della legge, narrativa e retorica della legge. Quindi, intanto volevo chiederti di precisare appunto la tua posizione teorica, il tuo punto di vista rispetto a questo filone di studi, Law and Literature, che ha addirittura dei dipartimenti negli Stati Uniti, insomma, ecco. E poi volevo che tu entrassi un pochino di più negli esempi che fai, che sono straordinari. Cioè, tu fai un po' la storia del famoso disclaimer, no? Tutto ciò di cui si parla in questo film è oggetto di finzione. Disclaimer che si trova, per esempio, questo io non lo sapevo, da specialista di Zola avrei dovuto saperlo, ma in un film di William Dieterle degli anni 30, La vita di Émile Zola. Tutto ciò che c'è in questo film è fittizio, ora dove è contraddittorio col titolo, insomma, si parla della vita di una persona reale, poi si dichiara che tutto è finto. Fino a un esempio più recente, che forse è poco conosciuto in Italia, ma siccome conosco l'autore mi diverto a citarlo, cioè il romanzo bello, secondo me, Pays perdu di Pierre Jourde, che ha parlato di un villaggio sperduto dell'Alvernia, raccontandone tutti i possibili misfatti, e che si è visto, credo, bruciare la macchina, aggredito, insomma, ecco, e ne è nato un processo, eccetera. Tu hai studiato i rapporti fra finzione e giustizia in contesti diversi, America, Francia, ma anche Giappone. E magari se ci dici qualcosa anche di questa tua passione giapponese, da vera comparatista che compara anche il lontano e non solo il vicino, come faccio io, per esempio, perché non ho nessuna competenza sulle culture orientali. Tu dici molto bene che la finzione, considerata spesso come un luogo di non diritto, in realtà è un luogo di costante negoziazione del diritto. Ecco, se ci puoi spiegare meglio questo punto, eventualmente, se vuoi, anche
facendo alcuni degli esempi che tu fai, parli di Anatole France, del film di Lelouch, Le Voyou, di Jean Fayet, parti addirittura da un esempio che appunto che mi è familiare. Tu dici che è il primo processo che nasce dalla mescolanza fatto e finzione, che è quello che oppose Zola a un magistrato parigino di nome Duverdi che si è riconosciuto del tutto a sproposito, in realtà, in un personaggio di Pobul. Ecco, sono tante cose, ma credo che sia una parte importante e anche molto originale, perché questo tipo di studi non è molto praticato, soprattutto in Italia. Sì, grazie. Infatti, dopo aver scritto questo libro, tanta gente molto gentile mi ha chiesto di parlare di diritto e letteratura perché è un filone molto importante. E non faccio diritto e letteratura, infatti non mi interessa molto il carattere letterario del diritto, anche se ho fatto anche un seminario su questo con un giurista una volta, come i problemi si potevano capire i problemi nel diritto e nella letteratura. Anche se, però la mia posizione è che, ancora una volta, abbastanza conservativa, chiedo scusa, è che diritto e letteratura sono cose molto diverse. E dunque, anche perché una posizione, come ho detto, ontologica e la finzione non è basata su norme e il testo giuridico invece è basato su norme. Dunque, molto chiaramente io faccio una differenza tra diritto e o finzione e testo giuridico. Questo detto, infatti, ma ora ci sono anche tesi che si stanno facendo su questi processi. Dunque, la mia originalità non sarà più originale fra un po'. Però mi sono interessata ai processi su il delitto di referenzialità, se si può dire. E quando un'opera è riconosciuta come referenziale e che qualcuno non è soddisfatto con questo, cosa fanno i giudici? E quello che mi interessava era come i giudici giudicano, dove mettono la frontiera, ecco, come la pensano, come fanno con questi testi più o meno ibridi. Ho anche fatto notare che i giudici pensavano che i testi erano sempre più mescolati tra fatto e finzione, che era un problema. Sarà vero, sarà falso, sarà sicuramente vero, però è un argomento che fanno molto spesso. E come ho voluto mostrare la storia di questa giudiziarizzazione, si può dire, giudiziarizzazione del tema, perché ora ci sono tanti processi, non c'è veramente una autofizione senza processo quasi, ci sono sempre processi per tutto. E come siamo, da quando? E l'ho paragonato con il Giappone, con l'America era su un altro argomento, era sulla pedopornografia virtuale, era su un altro argomento, e sulla bestemmia anche, la blasfemia. Però l'ho paragonato con il Giappone perché ho pensato che questi processi dipendono di tante cose, di un contesto dove è importante lo statuto dell'individuo, il prestigio dell'autore, tante cose, infatti.
E dunque ero in Giappone in questo periodo e ho potuto contattare giuristi e dunque ho lavorato con loro. Tutte le parti del diritto, delle scienze cognitive, con l'antropologia le ho lavorate, le ho fatto rileggere da specialisti del campo. E dunque ho capito. Perché il Giappone è interessante? Perché il Giappone ha una tradizione dall'inizio del Novecento di testi, il Watakushi Shusetsu, è un testo dell'io dove l'autore racconta in prima persona una storia più o meno finzionale. Però con le persone che sono nel suo ambiente. E non ci sono mai stati problemi, nessun processo. Quando sono nati i processi in Europa, in Giappone non li conoscevano, perché io credo che il prestigio dell'autore era del tutto diverso. E l'idea di individuo, dei diritti dell'individuo era del tutto diversa. E dunque sono questi aspetti culturali che ho voluto sottolineare. E i processi sono nati dopo guerra nel Giappone con Mishima, che ha avuto un processo, e sono diventati un po' più frequenti negli anni 80 più o meno, però non c'è paragone tra il Giappone e il mondo europeo, la Francia, in questo confronto, e ho voluto capire perché. Perché infatti questa frontiera o questo problema, c'è una frontiera, come ho detto, però ci sono anche tanti usi di questa frontiera e diventa un problema secondo un contesto culturale o meno. Dunque ho voluto spiegare perché in Giappone il problema non si poneva o quasi, si pone ora però non tanto. E infatti, Pays Perdu, si è citato molti esempi che mi hanno interessata, che ho usato per mostrare un'evoluzione. Pays Perdu, un bel libro, però secondo me un libro incredibile. Mi fa pena di dire che non capisco che Pierre Jourde abbia pensato che la gente non lo stava per leggere, come se Parigi fosse su un altro pianeta che questo villaggio francese. È una cosa incredibile, dove è nato e dunque, o dove abita, non mi ricordo, e dunque evidentemente la gente lo stava per leggere. Lui ha detto al processo, credo ingenuamente, che non pensava che la gente lo leggesse. In questo villaggio. Infatti l'ho letto questo libro, purtroppo è molto offensivo, infatti, molto offensivo per la gente, è terribile. E dunque tu dirai che la letteratura, eccetera, eccetera, ha tutti i diritti. Io penso che se infatti i contadini non avessero provato di brutalizzare la moglie e il bambino, non hanno bruciato tu esageri, la macchina, però infatti hanno lanciato pietre, qualcosa del genere. Se non avevano commesso violenza, io credo che dal punto di vista legale avessero ha avuto ragione i contadini, perché infatti il libro è terribile per questa gente. Dice cose che gli altri non sapevano, le mostra a tutti come gente ubriaca, incestuosa, ma è una cosa, non so se l'hai letto, e dice il nome del villaggio, insomma, non si può fare questo. Secondo me, anche una volta. Forse non sarei d'accordo, però dal punto di vista etico è veramente uno sbaglio. E dunque
pensato, infatti, su questo libro e su altri, ho letto tante volte che la ficzione aveva tutti i diritti, forse la tua posizione, non so, che dunque era uno scandalo di criminalizzare gli autori e io non sono di da questo punto di vista. Io credo che usare la realtà fa male, è pericoloso, infatti, e ci sono ferisce e dunque ci sono conseguenze. Quando non si può travestire la realtà, è quello che si faceva nel tempo passato, si vede molto bene nei studi di genetica. I grandi autori del passato, grandi o piccoli, cancellavano i segni di referenzialità. Aragon, invece ora si sottolineano i segnali di referenzialità e ci sono processi. A volte vincono, a volte te perdono, dipende molto, non c'è regola, per niente non c'è regola. Penso che i giudici o sono persi. Io ho preferito pensare infatti che erano su questo bivio e erano in una posizione, come hai citato, di negoziazione tra queste opere d'arte e il pubblico e la gente, la famiglia, eccetera, e provano veramente, mi sembra con molta difficoltà e molto spesso con molti dubbi, da quello che ho letto, provano veramente di negoziare tra questi interessi diversi. E per questo questi processi hanno esiti del tutto vari e diversi, perché ogni caso credo è difficile e diverso. Grazie, grazie Françoise. Io vorrei ricordare a tutti che abbiamo aperto la chat sia qui nella stanza sia su YouTube e quindi mentre Guido Mazzoni farà l'ultima domanda a Françoise, invito tutti i partecipanti o a prenotarsi per un intervento o a porre le loro domande scrivendole in chat. È molto interessante quello che tu dici. Naturalmente in un dibattito così si rischia anche reciprocamente di fare un po' la caricatura della posizione dell'altro per stimolare il dibattito. Io naturalmente non credo che la finzione abbia tutti i diritti, però credo che la letteratura, se vuole essere conoscenza, possa e a volte debba anche far male. Poi naturalmente bisogna storicamente negoziare quali sono i limiti, quali sono le frontiere, ma sarebbe un discorso che potremmo fare fino a notte fonda e quindi do la parola a Guido. Io volevo entrare nel vostro dibattito, nel dibattito che avete aperto, perché quello che dicevate mi faceva venire in mente un testo cruciale dell'autobiografismo novecentesco e della letteratura francese di metà Novecento, cioè la letteratura considerata come una tauromachia di Léris. Per il quale l'autoesposizione dell'autore, il rischio di morte simbolica, di diffamazione degli altri, autodiffamazione, perdita della reputazione, perdita del prestigio, violenza inflitta e violenza subita, è cruciale se si vuole rendere vera, dunque rischiosa, non puramente esteriore, decorativa, la letteratura. Qualcosa di simile ha detto uno dei maggiori romanzieri italiani contemporanei, Walter Siti, che ha costruito la sua opera intorno alla pratica dell'autofinzione. Siti è stato forse colui che ha importato, non che non ce ne fossero esempi, colui che ha imposto l'autofinzione come grande genere della letteratura italiana contemporanea, lanciando una moda e avendo molti imitatori. Anche per Siti è fondamentale
che l'autore perda se stesso, Siti lo dice con un'espressione italiana, gergale, che ha diciamo, un sovrasenso volgare, cioè che l'autore si sputtani dentro l'opera medesima, rischiando la faccia. Ecco, in questo, secondo Siti, c'è tra le altre cose, la reazione al clima di finzionalizzazione diffusa e innocua di tutto dentro il quale vivremmo. Siamo circondati di storie, nessuna di queste storie incide, quasi tutte queste storie sono virgolettate, quasi tutte queste storie sono accettate alla fine. Se vogliamo rompere questo muro gommoso della finzionalizzazione di tutto, dobbiamo aggiungere qualcosa di più, che è quel rischio di morte reale, simbolica, che si dà nell'atto appunto di l'eris, di rischiare tutto se stesso nella propria autobiografia, o nell'atto attuale di Siti di scrivere cose difficili da sostenere, facendo in modo però che vengano attribuite ad un personaggio che si chiama Walter Siti. Ecco, volevo sapere cosa ne pensavi di questo appunto gesto, che poi è forse lo stesso di Jourde, con la differenza forse che Jourde lo rivolge ad altri più che a se stesso, e questo fa molta differenza, mi rendo conto. Però c'è forse la stessa volontà di oltrepassare la barriera della finzione innocua, ecco. Sì, certo. Io pensavo che il primo da esporsi da perdere la faccia, da essere considerato come un vile perché aveva sorpassato questa barriera, era Rousseau, in fondo. Non si parla di autofinzione, però c'è un po' di finzione nelle confessioni. È vero che, però, è una cosa infatti ben diversa e a volte geniale, a volte patetica. L'Eris geniale, Rousseau geniale, a volte non voglio dare nomi di gente che non considero geniale nell'autofinzione, a volte solo patetico. E non dico questo per Pierre Jourde, assolutamente no. Però quando uno si mette così in rischio essenziale è tutta un'altra cosa che di fatti usare qualcun altro o vendicarsi di qualcun altro. Penso che sì, che ci sia una grande differenza. Per tornare all'esempio di Castro, Enel non si mette a nessun perillo, non si espone assolutamente, però usa qualcun altro e forse in un minima etica kantiana è un problema, no? Secondo me, usare gli altri si fa molto spesso nella finzione, è vero, però non, ecco, sottolineando la referenzialità uno si espone a fatti alla legge, è normale. Grazie. Scusami, non ho risposto molto No, bene no, no, perché no, era. era il tuo commento che era molto bello, era No, difficile grazie. Era aggiungere qualcosa. appunto era il prolungamento di una discussione che avevate aperto, molto, molto interessante, che suscitava pensieri e digressioni successive. Sì, hai ragione. Credo che ci sia una prenotazione, ma ecco, Hans Koisman vedo che sta accendendo il microfono e quindi do volentieri la parola a Anna. Rapidamente, solo una domanda che è una curiosità molto più generale. Non so quanto sia possibile dare una risposta
limitata a una questione più grossa, ma mi veniva costantemente in mente il problema della struttura del testo. La finzionalità non è una questione puntuale di un evento o la fattualità in un testo, non è un evento puntuale in un momento in un testo, ma si valuta anche in relazione all'intenzione generale, diciamo così, del testo. In qualche modo si deve arrivare alla fine di un capitolo o forse del libro intero per riuscire a valutare veramente la portata più o meno offensiva del fatto fattuale che possa avere una valenza politica, o più o meno fattuale o più o meno funzionale all'interno del testo. Questo problema strutturale non è stato evocato molto nella discussione nostra, vostra, e mi chiedevo, non ho letto purtroppo ancora il libro di Françoise Larocca, ma mi chiedevo se lei avesse trattato questo argomento nel libro, se avesse qualche cosa da aggiungere su questo. Ma io non capisco cosa lei voglia dire con la struttura. Vuol dire il libro intero? Vuol dire che cosa fa la finzionalità? Certo che è l'insieme del libro, certo che non si può giudicare su un brano. Però che vuol dire con la struttura veramente? In senso strutturalista o lo metto nell'intenzione dell'autore? A me va molto bene l'intenzione dell'autore, non sono una che dice che non ha nessuna importanza. Però la struttura che vuol dire? Mettiamola, se vuole, nella questione dell'intenzione dell'autore. Quando dico struttura, dico contesto in fondo. Contesto di un elemento fattuale all'interno di un romanzo, può essere una pagina di romanzo, può essere un fatto storico inserito nella cornice, dipende moltissimo da un testo all'altro, ma è una Certo. questione, diciamo, di contesto dell'episodio fattuale, la cui, come dire, valenza, anche se poi rimane fattuale, se vogliamo, nella sua relazione con la realtà, ma la cui valenza, può avere una portata molto diversa, a seconda del contesto nel quale viene inserito. Non trovo altra parola che contesto, diciamo. Sì, capisco bene la sua domanda. Assolutamente, ha assolutamente ragione, sono assolutamente d'accordo. E ci sarebbe forse una storia da fare con questo. Ci sono elementi di questa storia. Non voglio ora essere lunga, però il modo tradizionale sarà di inserire, per esempio, nella Princesse de Clèves è un personaggio finzionale inserito in una trama del tutto storica. Tutti i personaggi esistono, salvo lei. È una struttura, per dire la sua parola, qui è una struttura davvero molto interessante. E ora non lo leghiamo così, però quando la gente l'ha letto, era veramente, faceva scalpore, perché un personaggio finzionale. Forse anche la madre, non so, ma insomma. Poi nel Novecento è il contrario, è tutto finzionale e ci sarà un personaggio storico o un po', o i personaggi secondari. E Napoleone nel Tolstoi, nella Guerra e la Pace, e Napoleone non ha un ruolo importante. E qui la storia, forse l'evento storico, però è una finzione, i personaggi sono finzionali e c'è questi personaggi che servono da fondo, da referente storico. Sono ora lavorando su Notre-Dame de Paris. E posso dire che Hugo ha messo dei personaggi storici nei dettagli, è una cosa favolosa di orfevereria, di gioielleria. Un personaggio parla di un altro, un aneddoto, di un personaggio nemmeno tanto importante storicamente,
E uno si rende conto che questo personaggio è esistito, infatti. Lui è andato negli archivi e ha preso un aneddoto che è successo nel XV secolo, un piccolo aneddoto. Dunque ci sono tanti modi, tanti diversi modi. È tanto interessante di studiare questo, infatti. E ora con l'autofinzione o il docufinzione è tutto un altro dispositivo, tutto un altro dispositivo, perché la realtà. La presenza della realtà è molto più massiva, però dico molto più massiva e nella Française de Clèves era ancora più massiva, era solo storia con un personaggio finzionale. Dunque, il mio libro non fa questa storia, ne parla un po' e contrariamente a quello che forse ho fatto vedere in questa presentazione, ci sono delle ibridazioni, non so come dire, delle mescolanze tra fatto e finzione che io trovo geniali, veramente, e sono tanti diversi modi. Forse ci si sarebbe da fare, non l'ho fatto, più sistematicamente la storia, se c'è una storia, dei modi in cui si intricca fatto in finzione e ci sono modi diversi. Per esempio, nel libro mi piace molto un film che si chiama Adaptation de Jones e l'ho spiegato, ho un po' lavorato su questo. È una mescolanza molto complicata, abbastanza sofisticata, però mi sembra che ora queste opere sfruttano anche collegamenti con i media, con il mondo reale, come dire, sfruttano la recezione del film. È più complicato perché sfruttano di più sfruttano di più il contesto reale, secondo me. Non mi riesce a spiegare molto bene, però è una cosa più dinamica, come dire. Non so se ho risposto alla sua domanda, però ha ragione, se questa è la domanda, la struttura, il modo in cui fatto finzione vengono inseriti l'uno nell'altro è una cosa da studiare e che è molto interessante. Ma ancora una volta, mi ripeto, bisogna essere d'accordo che ci sia fatto in finzione per studiare il modo in cui si realizza la mescolanza. Grazie mille. Grazie a lei per la sua domanda. Grazie Hans Koisman e grazie sempre a Françoise per la risposta. Aspettando se arrivano altre domande, volevo dire rapidamente una cosa, cioè, siccome poi magari sembrava che io fossi in perenne polemica con No, François, invece io sono d'accordo su moltissime cose del libro. Se c'è una cosa su cui sono veramente d'accordo, che è venuta fuori molto bene dal dibattito di stasera, è il fatto che la sua posizione cognitivista e addirittura ontologica, come lei stessa ha detto, si coniuga sempre, cosa che non avviene in studi di questo tipo, soprattutto di area nordamericana, si coniuga sempre con un forte storicismo, cioè con la consapevolezza di una trasformazione delle categorie che in diversi contesti storici possono avere dei fondamenti diversi e quindi anche questa ontologia non è un'ontologia assoluta e metastorica come a volte ci viene contrabbandata da alcuni studi cognitivisti che tendono a cancellare la storia. Ma volevo invece, per concludere, se poi non ci sono altri interventi, che tu ti dicessi qualcosa sull'edizione italiana, perché in realtà l'edizione italiana non è soltanto una traduzione, è qualcosa di più. Sì, grazie. È stata un po' aggiornata. È stata aggiornata nel capitolo sul diritto, il capitolo sulle scienze cognitive.
in questi campi le cose cambiano molto velocemente e dunque ci sarebbe anche da aggiornare politicamente, perché ci sono successe tante cose, però non l'ho fatto. O forse sì, un po', però non molto. Però ho trovato, per esempio, dei articoli, ho anche conosciuto la persona che li ha fatti, descrivendo esperimenti di neuroscienza veramente molto nuovi nel 2016, e gli esperimenti più interessanti che citavo erano del 2008, del 2009, e veramente in questo campo, mi ripeto, le cose evolvono. C'è veramente un progresso scientifico. Nel diritto non è che sia un progresso, però le cose cambiano e le leggi cambiano. In particolare le leggi sulla bestemmia, sulla blasfemia, cambiano abbastanza veloce, e ho aggiornato il capitolo. È arrivata una domanda da una nostra studentessa, che fra l'altro in questo momento è alla Sorbonne Nouvelle, credo, Sì, se non è tornata anche sì, in Valeria Italia. Toschi, sì, ho Valentina visto. Toschi, sì. Allora la leggo. Lei dice che la finzione non dovrebbe avere tutti i diritti, ma di fatto anche in passato determinate rappresentazioni di finzione sono state scambiate per rappresentazioni reali. Penso all'introduzione del saggio di Stendhal sull'illusione scenica Racine e Shakespeare, riporta l'esempio di una messa in scena di un'opera di Shakespeare durante la quale un soldato spara ad un Sì, attore credendo a quello che vede. famoso. All'epoca avremmo potuto dire lo stesso, e cioè che la rappresentazione troppo realistica di un'opera di finzione avrebbe avuto delle conseguenze negative. Non potremmo considerare questa distinzione e legittimare un po' di più la finzione di fronte al cambiamento dell'orizzonte d'attesa, nel senso che il pericolo di oggi non è poi tanto diverso dal pericolo di ieri, ma cambiano i dispositivi. Cosa ne pensi, Françoise? Ah, io sono sempre d'accordo quando si dice che le cose di oggi si trovano anche ieri, perché sì, è vero, però quello che ci sono, i dispositivi sono cambiati, ma anche siamo molto più attenti a questi fenomeni e se ne parla molto di più. È un po' la stessa cosa, non è che voglio rispondere perché sono d'accordo, è una questione di dispositivo, però i dispositivi fanno molto, perché internet cambia molto le cose. La diffusione dei fake news è molto diversa, è veramente un'altra cosa di quello che era, non si può paragonare. E quando vedo, ho letto colleghi, gente che dicono che, per esempio, per i fake news non è cambiato nulla, sono sempre state. Sì, d'accordo, però la diffusione è l'altra, secondo me. E sì, allora per la storia, dico a Valeria che la storia dell'uomo che avrebbe ucciso la torre recitando Otello è veramente un classico, e che è probabilmente falsa, infatti, per un classico del pericolo della finzione, infatti. E ci sono molti, molti aneddoti sull'effetto terribile del teatro sulla gente. Fa abortire le donne, per esempio, il teatro nel Cinquecento, il spettacolo teatrale. Grazie Françoise. Ora abbiamo una domanda dal vivo di Emanuela Carbè e poi una domanda di Elisa Stronati che leggerò dopo, che viene dalla chat di YouTube. Prego, Emma. Sì, buonasera, grazie per questo dialogo, molto, molto bello. Vorrei chiedere una brevissima riflessione sulle pagine che ha dedicato alla mescolanza di fatto e finzione nei mondi virtuali.
se i mondi virtuali posseggano una propria ontologia, e sono delle pagine che ho trovato davvero molto interessanti sui giochi di ruolo, sugli avatar e anche sulla, diciamo, sull'evoluzione forse che negli ultimi anni hanno avuto gli avatar. E a questo aggiungo, forse non è, i tempi non sono maturi per una riflessione del genere, se crede che durante la pandemia sia cambiato un po', si sia capovolto un po' il paradigma, soprattutto per quanto riguarda gli avatar. Durante il lockdown, diciamo, il nostro rapporto con il mondo digitale è in qualche modo variato. Paradossalmente, uscire di casa sembrava un po' come entrare in Second Life, si era un po' capovolto il paradigma. Ecco, un po' questa era la parte, diciamo, dei mondi virtuali del libro, che è veramente molto interessante. Grazie. Sì, per ribadire su quello che ha appena detto, certo che ora ci siamo digitalizzati molto di più, è secondo me un pericolo perché è economico. Le nostre università amano molto che non viaggiamo più e che ci vediamo tramite lo schermo e ho anche visto che si sviluppa una tecnologia. Nel futuro faremo degli scontri digitalizzati, però non con le nostre immagini in quadretti, però con i nostri avatar che saranno in una aula una aula virtuale e parleremo così tramite avatar. Questo è stato trovato durante la pandemia e già operativo. Fra un po' credo che faremo le riunioni così. Allora, per i mondi virtuali, sì, mi sono molto interessata a questa questione. Non voglio essere troppo lunga, però ho avuto anche la fortuna di essere ammessa in un laboratorio di immersione virtuale, quello più grande di Francia, e come dicevano i ricercatori, il più grande del mondo, però non si sa cosa fanno i chinesi, dunque, di quello che si sa. Era molto interessante, ho dunque potuto provare io stessa. Forse ora è banale, però quando ho fatto il libro non lo ero era tanto. Ho visto che cosa era la realtà virtuale, a che cosa serviva. Ho visto che cosa è una folla virtuale. Ho visto, e dunque è solo tramite l'esperienza che ho capito che l'immersione in questi contesti non è una scelta, è obbligatoria, non possiamo non essere immersi, tecnicamente siamo immersi, veramente, non possiamo con un casco tutto. La realtà virtuale ora ha reso questo banale, però ho anche sperimentato falsi gesti, falsi gusti virtuali, falsi contatti, è una cosa veramente veramente fatto scambiare molti punti di vista, perché era un'esperienza molto forte, diciamo. Dunque, a partire di questo, che mi ha fatto fare alcune riflessioni sull'immersione che non è per forza funzionale. Possiamo veramente essere immersi in altra cosa che la finzione. Io penso infatti che il virtuale e la finzione siano distinti, questo l'ho detto, e penso anche, e su questo ho avuto tanti dibattiti e tanta gente veramente molto in gamba non è d'accordo con me, dunque non so, diciamo che secondo me il gioco non è finzione.
anche se c'è finzione nel gioco, come dire, però nel fatto di giocare, veramente nella giocabilità, se si può dire, non è finzione. Sì, perché ancora una volta, per lo stesso motivo per il quale dico che diritto e letteratura o finzione sono la stessa cosa, ci sono regole nel gioco e non ce ne sono nella finzione. È una cosa per me molto importante. Quell'avatar non è un personaggio, è una cos'altra, secondo me, perché anche appunto con il mio criterio dell'azione, l'interattività è un'azione e dunque si può attuare nel mondo virtuale, si può veramente gestire il mondo virtuale. Dunque è una cosa, secondo me, diversa. Mi sono molto interessata a quest'epoca lì, avevo un avatar in tutti i mondi possibili, tutti i giochi, tutti. Era molto difficile fare credere che lavoravo, però infatti le ho esplorati in persona tutti, 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 anche i giapponesi. Però è come le scienze cognitive, sono cose che invecchiano molto. Quando ho pubblicato questo libro, l'ho pubblicato in Francia nel 2016 e le ricerche le ho fatte negli anni prima. Ora questi giochi non so se esistano ancora e non sono più. Sono molto spesso invitata a parlare veramente in continuazione, a parlare in convegni di giochi di videogames, però non ci vado perché bisogna essere aggiornata e non sono specialista di questo. Ci ho riflettuto, però ecco, le cose evolvono molto rapidamente, molto rapidamente. Grazie, grazie mille. Grazie. Allora, prima di dare la parola a Davide Magoni, che ha alzato la manina qui Sì. nell'aula WebEx, ti leggo una domanda che viene dalla chat YouTube da parte di Elisa Stronati. Sto studiando le opere di Manuel Carrère, il quale chiaramente si inserisce a pieno titolo fra gli autori che si espongono al rischio di ferire parlando della realtà. Mi chiedo se secondo lei questa operazione può essere legittimata dal marchio di soggettività di cui l'autore si serve per narrare la vicenda, chiarendo che sta trattando della sua versione dei fatti e non della realtà oggettiva. Prego. Io ammiro molto Carrère, mi piace molto Carrère, e in particolare D'autres vies che la mia, altre vite che la mia. Dunque posso, ci sono testi fattuali che mi interessano molto. È vero che l'ultimo libro non l'ho letto e so che c'è un processo della moglie, dell'ex moglie, è una cosa difficile e guarda, non ho giudizio perché ancora una volta questo testo non l'ho letto. Mi sembra che se c'è un processo, generalmente soprattutto il processo della moglie o di gente vicini e che una frontiera è stata, sarei tentata di dire che una frontiera è stata trasgredita, però ancora una volta preferisco non dire, non avendo letto il libro, e rimango con la mia benevolente ammirazione per Carrère. Grazie, la parola a Davide Magoni. Ringrazio tutti e in particolare Madame Francella, l'avvocato, per l'intervento e la conversazione ricca di stimoli. Io volevo farle una domanda rispetto a un esempio di cui ha parlato poco prima sul il caso di finzionalizzazione di Rembrandt a un Expo che alla quale probabilmente andate, che
l'ha indignata appunto per il fatto di Indignata è come un fosse. par una parola forte, ma insomma. La spinta a rifletterci per il modo in cui era stato finzionalizzato il personaggio di Rembrandt per attrarre pubblico, eccetera. Questo le volevo fare una domanda rispetto a quegli eventi, quei fatti storici, la cui ricezione storica risulta problematica o polivalente, nel senso di come è possibile promuovere la rappresentazione di un evento o un fatto a partire dal modo in cui è problematizzato storicamente. Se il caso di Rembrandt rientra, secondo una griglia valoriale, diciamo, può essere divulgato in un certo modo. Se prendiamo un esempio più difficile, la cui ricezione storica è più complessa, come facciamo a parlarne? Come facciamo a rappresentarlo? La mia domanda tocca un po' una questione sull'esauribilità di un argomento, cioè esauribilità, quanto è possibile, non so se sono stato abbastanza chiaro o no, mi chiedo nel No, no. momento in cui c'è tutta una ricezione storica su un personaggio, su un oggetto, su un fatto meglio, in che modo, cioè nel momento in cui c'è questa ricezione diventa esauribile, nel momento in cui non lo è, nel senso è possibile dire di più. Non ho capito bene, se corregga se sbaglio. Lei vuol dire che nella ricezione di un personaggio storico c'è per forza una parte di immaginazione, una parte di finzione? È quello che vuol dire? O è troppo semplice? Vorrei realmente poter pensare che ci fosse. Si sente male. Idealmente vorrei pensare che ci fosse. Mi sente? Sì, idealmente vorrei. Vorrei che ci fosse un margine per una possibilità in più, per qualcosa che non lo renda esauribile in quanto fatto storico. Dunque, se capisco bene, lei vorrebbe che ci fosse sempre un po' di fantasia, un po' di immaginazione per non esaurire. Sì, capisco, però come dire, non c'è bisogno di avere questo desiderio. È così che succede. È così che succede. Tutti gli eventi storici, tutti i personaggi sono colmi, stracolmi di finzione, di contraffinzione, e veda. Se si può fare la parte tra quello che è reale e non reale, e generalmente non si può fare la parte, mi va proprio bene. C'è veramente poca storia che non ci venga sotto gli abiti della finzione. Direi anche, per esempio, che cosa conosciamo del XIX secolo, se non quello che abbiamo letto da Balzac, Hugo e Zola. Conosciamo il XIX secolo? No, conosciamo personalmente, è un secolo che ho l'impressione di conoscere perché ho letto i romanzi. Dunque, è tutto un secolo, e non parliamo del Seicento, che mi viene tramite la finzione. Tutta la mia conoscenza storica di questo secolo XIX, perché mi immagino che la Strada d'Onore di Orfeo, per esempio, non mi dà un'immagine molto reale dell'inizio del Seicento. Però il romanzo realistico mi dà un'immagine abbastanza plausibile di un secolo, ho l'impressione di conoscerlo, non altrimenti che la gente che vede serie televisive ha l'impressione di conoscere meglio Baltimore che la gente che ci è stata, perché ha visto una serie televisiva su questo paese. Non so se rispondo alla sua domanda, ma mi sembra che
Sì, la fantasia, i mondi possibili sono il quotidiano e sono, la storia ci viene molto più spesso che altro sotto ancora il viso della finzione. O non è la sua domanda? No, sì, grazie, la risposta era quello che cercavo di chiederle, grazie. Grazie. Sono contento, François, che ti piaccia The Wire. Anche a me piace molto. Volevo leggere una domanda in chat che viene da Giulia Laversa, che ringraziamo peraltro anche perché è una delle persone che rendono possibile il collegamento con la loro sapienza tecnica. E, Giulia però è anche una nostra studentessa e pone questa domanda. Buonasera e grazie per l'incontro interessantissimo e pieno di spunti di riflessione. Premettendo che non ho letto il libro, volevo semplicemente chiedere un breve commento a Le Bienveillante di Littell, o Little, a seconda di come lo si voglia pronunciare, dove il contenuto di realtà è dato dal tema e dal modo in cui viene narrato. Una narrazione in prima persona di un nazista, il personaggio è un personaggio con il quale ci si può identificare. L'uso della realtà storica in questo romanzo pone quindi un problema di natura etica? Il fatto che Littell sia stato così capace di costruire un personaggio nel quale ci si può identificare pone un problema di natura etica? Secondo me non si può identificare con questo personaggio. Dunque, per me è una finzione. La materia è storica, però è una finzione. Il personaggio non esiste. Però vorrei fare veramente fare notare qualcosa. C'è sempre problemi con la prima persona. E in questo Kate Hamburger ha visto qualcosa di molto giusto, che la finzione in prima persona non ha esattamente lo stesso statuto che la finzione in terza persona, non ha lo stesso sistema dei tempi, eccetera. È una cosa giustissima. E generalmente i problemi vengono con le finzioni in prima persona. E qui è il caso. Io non penso veramente che la minima identificazione con questo nazista sia possibile. E dunque che uno ami o non ami questo romanzo, io sono con la maggioranza della gente, non ho potuto finirlo. E c'è uno studio su questo. Cioè, la gente che ha smesso di leggere Bienveillante. Dunque, sono tra la maggioranza dei lettori che non l'ha letto del tutto, non ne ho letto la metà, e poi non ne potevo più. Però non l'ho lasciato per problemi etici, perché mi identificavo con il nazista, per niente, solo perché era insopportabile di crudeltà e di orrore. Però poi mi riguarda, insomma, non è un giudizio sull'opera. Vorrei anche far notare che c'è una giovane ricercatrice tedesca, Lena Sov, che sta facendo un libro su questo genere dell'autore di genocidio, dell'autore di attentati finzionali in prima persona. Le Bienveillantes hanno generato un genere. C'è veramente ora tante, tante finzioni di questo tipo che sono ambientate nella guerra in Jugoslavia, in Africa, attentati terroristi, tutto quello che vuoi. E dunque questo, devo dire, senza giudicare, mi sembra una cosa da rifletterci sopra. Come mai alla gente piace leggere in prima persona tante finzioni dove la prima persona è una persona atroce?
Io non direi, non sarei, non giudicherei, forse è importante per la gente essere di capire il male, essere di avere una finestra sull'orrore assoluto, sui sentimenti di uno che commette questi atti. Non ne so, ci sono anche gente che dice che la gente è così abituata a giochi video in prima persona dove commettono attentati che leggono queste finzioni, però non penso che siano le stesse persone. Non so se ho risposto alla sua domanda. Io ho ricevuto perché poi appunto i mezzi, ora dobbiamo anche chiudere, siamo stati, questo è Françoise, è abbastanza straordinario arrivare così con tante domande fino alle 11 di sera, ora ti la dobbiamo Bravo, ma è anche, bello, è bello. Mi piace anche a me. infatti è un segno del successo di questa serata. Grazie. Alberto Comparini mi manda un WhatsApp dicendomi che non riesce a prenotarsi e quindi gli do la parola direttamente. Esattamente. Grazie Pierluigi. Domanda molto celere che si ricollega a quanto lei diceva ai rapporti tra finzione e prima persona singolare sulla scia di quello che scrive Käthe Hamburger nella logica della letteratura. Brevemente, so che è una domanda complessa, ma dove si situa questo discorso, il suo e anche Hamburger, nei rapporti tra poesia e finzione? Perché ci sono alcuni autori, come Hamburger in primis e poi Jonathan Kahler, che negano che la poesia abbia alcun tipo di valore finzionale. Invece, posizioni più recenti in area tedesca, penso soprattutto a Peter Kuhn e Klaus Hempfer, parlano invece proprio di una teoria della performatività che tramite meccanismi di imitazione insomma, delle strutture linguistiche del parlato dovrebbe permettere di poter a grandi linee parlare della struttura funzionale della poesia. Ecco, come legge queste posizioni se si può parlare di finzione in poesia? Mi sembra molto difficile. Ho una finzione non sviluppata. È vero che a volte si leggono alcune poesie dove un piccolo mondo si crea. Per me la proiezione di un mondo è una cosa essenziale. Però sarà la cosa più importante. E forse la mia referenza un po' vecchia, però sono molto d'accordo con Jeunette, fiction et diction, finzione e dizione. La poesia è soprattutto dalla parte della dizione e non della finzione, non della narrativa. Però la cosa è complicata e rispondo di un modo un po' semplice. Ci sono tante ricerche cercando la finzione anche nella musica. Ho difficoltà veramente a vedere la finzione nella musica, anche se a volte uno può immaginarsi un po' una storia, un po' qualcosa o un mondo immaginario, però una cosa tenua. Un po' lo stesso per la poesia, secondo me, anche se conosco questi saggi, e infatti, però la performance per me non è assolutamente un criterio per la finzione. Se si parla di performatività, siamo ancora una volta nell'azione e non vedo in che cosa la performatività sarebbe un criterio di finzionalità. Non so se rispondo. No, ho risposto benissimo, grazie mille. E lei cosa ne pensa? Pensa che c'è finzione nella poesia? Questa è una domanda complessa. Mi trovo in Sì, complesso. una posizione ibrida e soprattutto, secondo me, la questione va vista un attimo in termini storici, a vedere quando a un certo punto la dimensione autobiografica diventa strettamente essenziale oppure no, da un lato, e dall'altro su come vengono costruiti i libri di poesia. Se fuoriescono a un regime metrico-tematico e ambiscono a quello che può essere uno storytelling. Però uno storytelling c'è anche in libri di struttura tematico-metrica. Quindi
insomma, sono un po' combattuto, quindi ero un po' curioso di sapere la sua posizione, perché a me Hanfer non è che convinca molto, però Kaller dice solo che la poesia è antimimetica e antifinzionale, non aggiunge... Non dice niente. Sì, però tante poesie proiettano un mondo, ci sono pensando, penso Nerval, penso Baudelaire, penso Verlaine, sono veramente creano un mondo, a un certo punto anche. E alcuni personaggi. Varrebbe... Grazie, no, sono completamente... Grazie a lei, grazie molto, è molto interessante. Vedo una questione. Sì, Valentina Padalino che aveva provato a intervenire, ma ha un problema tecnico. Vorrei chiedere alla professoressa quale peso hanno le neuroscienze nel suo studio e quali studi neuroscientifici eventualmente sono stati da lei particolarmente tenuti in considerazione. Ah, molto semplicemente quelli di Anna Abraham, con la quale ora lavoro molto. Questi di Abraham e di Arturo Sperduti. Dunque, e le conosco ora tutti e due. Ci sono studi che ho considerato poco, però questi e che ho citato, però questi per me sono stati veramente la base, perché Anna Abraham e la sua squadra, non era da sola, ha fatto questa esperienza assolutamente affascinante, secondo me, di un MRI, in MRI è veramente neuroscienze, e la gente ha dei scenari tipo lei va a scena con George Bush, in questo tempo George Bush era presidente degli Stati Uniti, e va a cena con Cinderella e va a vedere cosa succede nel cervello, e succedono delle cose molto diverse. E dunque da questo punto l'informazione viene veramente consegnata in memorie diverse, e le inferenze sono del tutto diverse. George Bush scatena delle inferenze veramente documentarie, l'idea dell'America, l'idea di e documentate, e invece Cinderella e la memoria semantica di George Bush catena delle inferenze collegate all'io, e quella è cosa importante. Sarebbe possibile che io incontrasse questa persona, Cinderella no, e la memoria semantica e le inferenze sono del tutto diverse. Dunque questo è veramente affascinante e conferma molti altri studi sulla la connessione fondamentale delle proposizioni fattuali con l'io. È contraintuitivo, però la finzione no. La finzione è sempre l'idea di scollegamento, sono delle riflessioni e dei scollegamenti che in un certo modo sono scollegati all'io, e questo si può capire. E la mia tesi è anche che infatti siamo nella finzione scollegati dal mondo, e ci mette in pericolo se lei non ha mai perso un treno ho perso solo un autobus perché leggeva un libro, se come me ha perso un aereo perché leggeva un romanzo, può capire che immersi nella finzione è un pericolo, perché uno è scollegato del mondo, non tanto perché un entrare, uscire, eccetera, però insomma l'immersione è pericolosa in un certo modo, perché c'è questo scollegamento. Dunque gli studi di Anna Abraham hanno servito moltissimo, e quelli sono nella bibliografia, e quelli di Sperduti
gli altri anche, perché lui ha mostrato, però vanno nello stesso modo, che non si legge nello stesso modo, si legge la finzione più lentamente che il fatto. E questo è veramente affascinante. E quando si guarda cosa succede nel cervello, infatti, quando si legge il fatto si stora, no, questo è in inglese, si immagazzina delle informazioni, quando si legge la finzione si legge lentamente, più lentamente, perché si fantastica e si abbiamo una lettura e più attenta e più vagante, pensando ad altro, facendo inferenze, eccetera. Dunque, questi, tra tanti studi, questi mi hanno servito molto. Ecco, naturalmente, su questa, grazie anche per questa domanda che mette in luce un aspetto importante del lavoro di Françoise. A me naturalmente verrebbe subito voglia di provare a stuzzicarla un po' e a dire che leggiamo più lentamente la finzione non perché è finzione, ma perché abbiamo delle abitudini culturali diverse, ma sarebbe anche questo un discorso complesso. Sicuramente è più pericoloso andare a cena con Bush che con Cenerentola, e però tutto questo potremo riflettere, e potrete riflettere anche rivedendo questo nostro incontro, che fra alcuni giorni, esattamente come il precedente incontro con la poetessa Antonella Nedda, sarà disponibile sul canale YouTube del nostro dipartimento. Ringrazio tutti voi, ringrazio soprattutto Guido Mazzoni che si è appunto insieme a me ha gestito questo dibattito sostituendo Riccardo Castellana, che purtroppo non è potuto essere presente. Nella nostra chat degli organizzatori il professor Mazzoni ha scritto che in realtà lui il professore Avatar lo considera una cosa meravigliosa, ma siccome oggi si è vaccinato sarà costretto a venire in classe dal 1° marzo a fare lezione. Grazie di cuore a tutti quanti, grazie, a tutti voi e soprattutto a Françoise. A voi due per le bellissime domande, e grazie a tutti, veramente a tutti che hanno ascoltato. A te, che libro stavi leggendo in aeroporto? Com'è? Che libro stavi leggendo in aeroporto? Fantascienza cinese. È vero. Io pensavo Proust, no. Confesso. Grazie di cuore a tutti. Ciao Françoise. Ciao, ciao. E buona serata. Grazie, grazie.